benvenuti a questa proposta che è strettamente legata alla giornata mondiale delle comunicazioni sociali che è in programma domenica prossima, 1° giugno. Il tema di quest'anno, come già ben sapete, e che è naturalmente anche il titolo del messaggio del Papa, è comunicazione al servizio di un'autentica cultura dell'incontro. Ed è un messaggio, quello di Papa Francesco, che riprendiamo un po' in mano quest'oggi, a un anno esatto, tra l'altro, dalla riflessione che ci aveva visti i protagonisti proprio in questa sala, in questa stessa sala, sul tema delle reti sociali. Ci salutammo un anno fa con la prospettiva di far partire un percorso che è stato supportato nel frattempo anche dai media diocesani, in particolare il settimanale e la radio, Vita Trentina e Radio Trentino Blu. E questo percorso oggi prevede un'altra importante tappa con la presenza della dottoressa Nicoletta Vittadini, che ringraziamo, e alla quale abbiamo chiesto sostanzialmente di chiarirci come si costruisce una credibilità, una relazione autentica nel web 2.0. Io ho pensato di fare un percorso che riprende queste tre parole chiave, anche se nell'ordine inverso rispetto a quello in cui sono scritte nel titolo, e quindi web 2.0, relazione e credibilità. Perché mi sembrava così utile riprendere velocemente che cos'è il web 2.0, anche se giustamente adesso già si parla di altri numeri, 3.0, forse non è più così una realtà, diciamo, innovativa, ma si è naturalizzata nell'esperienza soprattutto dei più giovani. E poi riflettere su cos'è la relazione all'interno del web 2.0 per arrivare a capire come si giocano le questioni legate alla credibilità, perché siccome il web 2.0 ospita delle relazioni tra persone, fondamentalmente le relazioni tra persone si fondano su alcune dimensioni fondamentali che sono quelle della fiducia e della credibilità. Quindi se si vuole agire all'interno di questo mondo bisogna necessariamente tenere in conto di queste dimensioni, perché se è vero che il web 2.0 è mediato tecnologicamente, è anche vero che è proprio lo spazio della rete dove la mediazione tecnologica esiste, ma dove quello che domina è il piano delle relazioni interpersonali, anche se si usano social network, si usano spazi tecnologicamente mediati. Quindi ho portato qualche, diciamo, slide a supporto di questa chiacchierata, insomma, che facciamo insieme. Allora, spero che si veda, perché no, non importa, sono solo i titoli. Quindi il primo passaggio, abbiamo detto, è quello che riguarderà il web 2.0. Allora, per capire il web 2.0 bisogna che teniamo conto che tutti coloro che utilizzano internet come strumento di comunicazione, diciamo a 360 gradi, che sono giovani, ma in Italia sono anche buona parte degli adulti, perché noi tendiamo a immaginare che il web 2.0 o comunque che i social network, per esempio, siano abitati soprattutto dai giovani. Se guardiamo i dati che esistono oggi sull'Italia, perché non possiamo appunto basare le nostre riflessioni su quello che succede in altri paesi, in Italia oggi sui social network e quindi nel web 2.0 c'è anche una buona parte degli adulti, quindi non è una fascia, diciamo, che appartiene, non è uno strumento che appartiene a un'unica generazione, è uno strumento dove sono già presenti delle dimensioni possibili di relazione tra generazioni, di relazione anche verticali tra persone che hanno diverse età, ma anche diverse competenze, status, ruoli. Però è vero che quando quelli che utilizzano, gli utenti della rete a 360 gradi, oggi sono davanti ad almeno queste quattro diverse realtà, almeno queste quattro diverse fonti possibili di informazioni e strumenti di comunicazione. Ci sono i media tradizionali che sono all'interno della rete, adesso stiamo parlando di tutto un mondo legato a internet, quindi non il giornale sulla carta stampata. C'è il web 1.0, che è tutto il mondo dei siti web, c'è il web 2.0, che è tutto il mondo dei social network, e di Wikipedia e di tutte queste altre realtà,
e stiamo andando verso quello che si chiama il Web 3.0, che sta ancora un po' cambiando, sta di nuovo cambiando le carte in tavola, perché sta reintroducendo come elemento cruciale nella comunicazione, per esempio, lo spazio. Lo spazio e la mobilità. Il Web 3.0 è tutta quella comunicazione che fa passare internet attraverso gli strumenti mobili, quindi cellulari, tablet, tutto quello che si sposta nello spazio insieme alle persone, e proprio perché sono strumenti che si spostano nello spazio insieme alle persone, stanno sempre più moltiplicandosi le applicazioni e le possibilità di tenere conto di questo spazio. L'esempio più tipico è, l'esempio più tipico e banale che chiunque ha un cellulare avanzato, uno smartphone ha utilizzato, sono le mappe. No? Una mappa mi fa vedere esattamente dove io sono nello spazio, e quindi io uso internet, ma internet tiene conto di dove io sono. Da lì in poi la possibilità di accedere alle informazioni sui monumenti che si stanno vedendo, la possibilità di sapere i negozi che mi stanno attorno, tutta quella comunicazione che tiene conto di dove io mi trovo in quel momento e cambia secondo dove mi sto trovando. Quindi stiamo andando di nuovo verso una relazione con la rete che tiene conto dello spazio reale e che tiene conto del fatto che le persone si muovono. Ma parlando di relazioni, ancora ci conviene restare sul web 2.0. Allora, non è sempre vero che, come dire, che Wikipedia non dice delle cose utili, e quindi mi sembra in questo caso la definizione che Wikipedia dà del web 2.0 è abbastanza chiara e esaustiva. E in realtà ci dice: sono tutte quelle applicazioni che permettono uno spiccato livello di interazione, e soprattutto quello che ci interessa è l'elenco. Ci sono dentro nel web 2.0 il blog, i forum, le chat, ci sono i social network, ci sono tutte le applicazioni come Wikipedia, che quindi sono luoghi di costruzione collettiva delle informazioni. E ci sono dentro social network che non sono tutti uguali. Il primo, principale, più utilizzato da tutti è Facebook. Subito dopo, in Italia, viene YouTube, che non è un social network, ma in realtà è un deposito di video a cui io posso accedere, quindi è di nuovo uno spazio di comunicazione quasi tradizionale, come se andassi a vedere un altro tipo di televisione. C'è dentro Twitter. Ci sono social network per la relazione interpersonale, quindi Facebook, Twitter, Google+, eccetera, e ci sono invece degli spazi in cui le persone depositano contenuti che altri andranno a vedere, i video di YouTube, le foto di Flickr, i video di Vimeo. Quindi ci sono almeno due tipi di comunicazione diversa, una più basata su dialoghi e reazioni e l'altra più basata su la possibilità di costruire dei piccoli canali di comunicazione in cui io deposito dei contenuti. Sicuramente due cose caratterizzano, due evoluzioni chiave caratterizzano il Web 2.0. Una l'ho citata quando abbiamo parlato, quando ho detto di Wikipedia, cioè la co-costruzione dei contenuti. Web 2.0, e quindi ogni volta che ci muoviamo anche nei social network, dobbiamo tenere conto che qualsiasi conversazione, qualsiasi contenuto, qualsiasi risultato finale dell'interazione è co-costruito. Questo è in realtà un passaggio molto importante, perché rende difficile all'interno di uno spazio come Facebook o come social network pretendere di controllare la comunicazione, pretendere di riuscire a costruire una comunicazione che sia definita dall'inizio alla fine secondo il mio progetto, no? Qualsiasi attività di comunicazione che si mette in gioco all'interno di un social network è destinata a essere co-costruita, quindi è destinata ad avere qualcun altro, gli altri utenti del social network, che in qualche modo le faranno prendere magari una direzione che non è quella che ho previsto, che aggiungeranno contenuti, che commenteranno quello che io ho scritto.
Quindi l'atteggiamento nei confronti della comunicazione web 2.0 difficilmente può essere: io ho una cosa da dire, costruisco un percorso di comunicazione e arrivo alla fine secondo il mio progetto, come faccio quando scrivo un articolo, quando preparo un documento. Ma è necessario che sia una costante co-costruzione. Questo non vuol dire che non si arriva poi al risultato finale, ma vuol dire che si getta, si comincia con un messaggio, si vede che cosa succede, si riindirizza semmai la comunicazione nella direzione voluta, esattamente come è la prospettiva dialogica, dove in un dialogo, se io costruisco un monologo e gli altri mi ascoltano soltanto, non è non sto in realtà dialogando, ma se parlo con qualcun altro evidentemente devo continuamente poi tenere conto di quello che lui dice nel proseguire la comunicazione se voglio alla fine arrivare a un risultato. Beh, nel web 2.0 fatalmente si lavora così. Anche se io apro il mio profilo, apro il mio profilo di un'istituzione, di un'associazione, eccetera, non posso pensare che tutto il contenuto del mio profilo sia quello che io decido che c'è. Lo posso fare, ma non è una logica che poi viene accettata dagli utenti del web 2.0. Quindi è necessario comunque sempre ragionare in una prospettiva dialogica. Un dialogo anche come quelli dei filosofi greci, che alla fine porta a un risultato, non necessariamente una chiacchiera inutile o una cosa non controllabile. La seconda evoluzione chiave del web 2.0 è che è una comunicazione interpersonale di massa, vuol dire che ha messo nelle mani di tutti gli utenti della rete che sono presenti all'interno degli spazi social, dei social network, la possibilità di essere dei piccoli produttori di contenuto. Che contenuto che va dal post, dal messaggio che scrivo su Facebook, a tutte le forme di produzione di contenuto che si stanno sempre più moltiplicando, vuol dire citazioni che circolano in rete, quelle che si chiamano i meme, che se siete entrati qualche volta all'interno di un social network vi avete visto, che anche i giornali riportano alla televisione, cioè l'immagine con sopra scritta una frase, una citazione celebre, un'affermazione significativa, oppure le immagini fotografiche che vengono prodotte e messe in circolazione. Queste sono tutte forme di produzione di contenuto che sono diventate parte del linguaggio dei social network, che non è più soltanto fatto di testo, anzi sono una parte sempre più significativa, e che rende in realtà tutti quelli che sono attivi all'interno di questi spazi dei piccoli produttori di contenuto. Questo cosa vuol dire? Che per comunicare all'interno di questi spazi, mettersi in dialogo anche su questi linguaggi e tenere conto non solo di quello che viene scritto, ma anche del tipo, di dimensione, delle caratteristiche dei prodotti iconici, visuali, insomma le foto, questi tipi di prodotti che circolano, è importante. Vi dicevo questo soltanto per renderci conto della portata del fenomeno. Questa è la diffusione dei social network nel mondo a giugno 2013, tutto il mondo blu e il mondo di Facebook. Quindi poi ci sono i social network locali, legate anche a questioni linguistiche. Vedete che la Cina è tutta con un suo social network, anche perché c'è proprio un problema di lingua, e rimane tutta la parte dell'Asia legata alla Russia, rimangono alcune enclave legate ai paesi arabi, ci sono dei paesi che non sono connessi all'interno dei social network come buona parte dell'Africa, però è per dire, è una realtà che ha una sua portata e che ha la portata anche di connettere culture diverse, anche se appunto alcune restano fuori, non tutto il mondo è connesso sui social network e su Facebook in particolare, ma diciamo è un fenomeno che sta acquistando una portata molto molto significativa. Se vedessimo le mappe dall'inizio del 2000 a oggi, questo blu è andato crescendo in modo esponenziale.
In Italia come siamo messi? Allora, siamo messi che il 43,3% degli italiani è su Facebook. Che tra gli italiani che usano la rete, perché voi sapete che siamo più o meno metà sì, metà no, cioè sono quasi al 60% gli italiani che usano internet, ma il resto di 40% è ancora non utente della rete. Ma tra questi che utilizzano la rete, quasi il 70% è su Facebook, e se guardiamo solo ai giovani c'è più del 75%. Quindi, come si diceva in partenza, è uno spazio abitato, cioè più che da abitare è uno spazio abitato, ormai significativamente abitato. Poi c'è YouTube, che ancora è molto presente tra i giovani, che quasi più del 68% utilizza YouTube, quindi quello è un luogo da cui si attingono informazioni, video, contenuti di intrattenimento, ma non solo, perché molte delle news passano poi per YouTube. E invece Twitter è ancora uno spazio piccolino, quindi diciamo il vero spazio, il 15% di quelli che usano la rete, quindi è ancora, nonostante i media ne parlino in continuazione come se fosse il posto più importante del mondo dove vengono espresse le opinioni, insomma siamo quel 15,2%, quindi su quello invece bisogna considerare che non dà conto in realtà di quello che le persone pensano, dà conto di quello che quel 15,2% pensa. Invece lo spazio abitato in Italia a dati a quest'anno, insomma, è effettivamente Facebook. Allora, detto questo, e cioè fatto un po', va bene, non userò mai più bench, fatto un po' il punto su quello che è lo sfondo, diciamo, del web 2.0, vediamo di passare al secondo tema che mi sembrava interessante affrontare, che è quello delle relazioni. Allora, provare a chiedersi, ma quali sono le ragioni, le motivazioni, gli obiettivi, insomma, alla fine che cosa si pensa di fare quando si è su Facebook? Un primo punto di partenza è stato, per noi, almeno in università, provare ad andarla a chiedere, soprattutto ai giovani. E quindi è una ricerca che è stata pubblicata, questa in un volume che si chiama Abitanti della Rete, gli abbiamo chiesto, ma voi che cosa, cioè, quali sono le vostre aspettative quando siete all'interno di uno spazio come Facebook? E ci hanno risposto delle cose interessanti, nel senso che ci hanno risposto prima di tutto che è uno spazio per raccontarsi, e quindi evidentemente c'è, diciamo, una dimensione espressiva, stiamo parlando di giovani, a cui questo spazio dà un luogo, no? Un bisogno di raccontarsi che comunque tutti noi abbiamo, c'è chi si racconta con i suoi amici, c'è chi si racconta con altre persone per lui significative, ma il bisogno di raccontarsi, soprattutto da giovani quando l'identità è in fase di costruzione, serve anche per crescere. Secondo bisogno è quello di formare comunità e quindi bisogno di appartenere a un gruppo. A questo bisogno di formare comunità si lega l'essere sempre connessi con la propria rete di amici, quindi un bisogno di sostenerla, questa comunità. Di vedere le reti sociali, di sapere, di essere informati, diciamo, su quello che gli altri fanno, e anche per poter sincronizzare le attività, per potersi trovare e organizzare, e poi svolgere delle attività che vanno dal produrre, faccio la bella foto e racconto qualcosa attraverso questa bella foto, al condividere. E sul condividere torniamo perché è un elemento importante. Allora, quali sono appunto i bisogni che trovano espressione in tutto questo essere su Facebook? E sono bisogni in realtà abbastanza centrali, soprattutto nella vita dei giovani. Voglio raccontarmi, voglio fare rete con altri giovani, voglio riuscire a organizzare con loro delle cose e voglio dare voce anche a quella capacità creativa, espressiva che sento di avere. Quindi, andando un pochino più nel dettaglio,
i social network gli servono per organizzarsi, e questo è un elemento importante, per conversare anche di contenuti significativi, non necessariamente in pubblico, c'è uno spazio più privato che è quello della chat, ma non, i temi significativi non restano fuori da Facebook. Sono però calibrati, nel senso che di alcuni temi si parla in pubblico, di altri temi si parla personalmente attraverso la chat. Però i contenuti significativi passano attraverso i social network. Poi certo sì, c'è bisogno di sapere cosa stanno facendo gli altri, e c'è un grande bisogno di non sentirsi soli, questo è tipico non dei giovani di per sé, ma dei giovani oggi, che hanno più che altro paura di essere soli e quindi hanno bisogno di essere in qualche modo sostenuti nel non sentirsi soli dal fatto di avere sempre in tasca gli amici. Allora, questo però fatto sui social network ha qualche conseguenza, perché non è proprio come essere nell'ambito di una rete di relazioni. Allora, ha qualche conseguenza che però si può anche, come dire, tradurre in una risorsa. Allora, la prima conseguenza è che si è sempre costretti a dar voce a qualche cosa, no? Si esiste all'interno di questi spazi soltanto se ci si racconta, se ci si rappresenta, quindi in qualche modo c'è una pressione ad essere sempre attivi, produttivi, no? Cosa che non è che ogni 5 minuti abbiamo qualcosa di significativo da dire, sarebbe bello, ma in realtà ci sono dei momenti della vita in cui non abbiamo delle cose geniali o particolarmente interessanti da dire, mentre c'è una certa pressione invece all'interno di degli spazi per alla produttività, no? Essere costantemente in grado di raccontarsi. Seconda dimensione è che tutto questo raccontarsi avviene in pubblico, no? E quindi in realtà gli amici che io scelgo in realtà sono un piccolo pubblico per questi racconti, per queste rappresentazioni personali. E il valore che ha quello che racconto dipende molto dal successo che ha presso il pubblico. Questo è un altro effetto in realtà abbastanza significativo, nel senso che siccome è ricco di modalità di applauso, no? Di sanzione, mi piace, non mi piace, ti commento, non ti commento, il valore di quello che racconto è un valore legato a questa dimensione del successo all'interno della rete. E poi certo gli amici che mi scelgo sono parte di quello che racconto di me, no? Gli amici che ho su Facebook sono parte di quello che racconto di me. Perché dico questi possono essere elementi che hanno una dimensione anche potenzialmente problematica, perché insomma il valore di una cosa non si definisce soltanto dal successo immediato che ha presso il pubblico. Poi tenete presente che ci sono di mezzo delle piattaforme, quindi Facebook in questo momento per esempio mette al primo posto nelle bacheche di tutti i post che raggiungono immediatamente, che generano immediatamente qualche reazione. Per esempio, se io apro il mio profilo di Facebook, i primi post che vedo sono quelli che non appena sono stati iscritti hanno avuto 2 o 3 like. Allora capite che è un meccanismo di generazione del valore del post un po' legato non solo al successo, ma al successo immediato, no? Quindi questo è sicuramente uno snodo critico, perché non è detto che la cosa che piace subito, no? Che la cosa che immediatamente fa dire sì, mi piace alle persone che sono lì, sia poi quella più significativa. Però, siccome questo successo si genera, no? Si genera attraverso i like, può anche diventare una risorsa. Allora, se c'è un contenuto che davvero è di valore, perché non, diciamo, coinvolgersi nel mettere like, nel mettere commenti e farlo diventare più visibile? Perché non intervenire in questo meccanismo di valore, no? Perché non far diventare più tra virgolette, di successo i contenuti che hanno in qualche modo un significato? E quindi appunto perché non diventare poi parte attiva di questo pubblico, e perché non sfruttare questa pressione
a raccontare qualcosa per far entrare in questi racconti qualche contenuto che non sia di pura chiacchiera, che non sia di puro dialogo. Ecco, questo era quello che stavo anticipando, perché allora i primi passi, detto tutto questo, i primi passi che sono significativi di fronte a uno spazio come quello dei social network, sono primo quello di entrare non nei social network ma nelle reti sociali, che è diverso. Entrare in un social network vuol dire aprire un profilo, no? Io sono una persona, sono un'istituzione, sono un'associazione, apro il profilo, apro la pagina Facebook. Fatto questo, in un social network non ho fatto ancora niente, perché sono solo presente con uno spazio, ma non sono ancora entrato nelle reti sociali. Cosa vuol dire entrare nelle reti sociali? Vuol dire entrare nelle conversazioni che si stanno svolgendo all'interno dei social network, capire di cosa parlano le persone che mi interessa raggiungere e entrare all'interno di quelle conversazioni lì. Questo vuol dire poi entrare nelle reti sociali. E poi bisogna sostenerle, queste reti sociali, cioè bisogna essere produttivi, bisogna far circolare informazioni che sono utili magari, perché il primo passo, comunque un passo fondamentale che abbiamo visto di utilizzo dei social network, è quello dell'organizzarsi, connettersi, sapere che cosa succede. Allora, non è da sottovalutare questa dimensione. Social network non sono solo chiacchiere, sono strumenti che sono utilizzati per tenere monitorato anche un territorio. Allora, un primo passo per entrare negli interessi, nelle conversazioni, nelle relazioni è essere presenti con informazioni che aiutino a fare network, aiutino a sapere cosa succede nel territorio o in certe particolari attività legate al territorio, e a organizzarsi. La terza cosa è quella che ho detto prima: essere attivi, significativi come pubblico. Quindi prima, oltre che parlare, bisogna ascoltare un gran tanto, cioè bisogna ascoltare all'interno degli spazi social, commentare ed entrare nei pubblici significativi. Ascoltare vuol dire capire in quali conversazioni posso entrare con un contenuto che mi interessa far mettere in circolazione. Commentare vuol dire scovare, e mettere i like vuol dire scovare quei contenuti che mi interessano e che già gli altri stanno portando dentro il social network, e farli crescere. E quindi alla fine bisogna nutrirle, queste relazioni. Non sono strumenti in cui si può entrare come se si fosse costruito un sito web e poi pensare che tutto vada da sé, ma neanche entrare e mettere in rete contenuti e informazioni, perché se non si agganciano le conversazioni, se non si entra all'interno di queste logiche, il portato dentro la relazione, dentro la comunicazione, risulta di essere poco significativo. Allora, sto andando lunga, forse un po' sì, ma cerco di sentire e non perdermi troppo. Perché chi sta all'interno degli spazi social si trova un po' come quell'omino lì, cioè è qualcuno che riceve informazioni, produce informazioni, condivide informazioni in questa dimensione molto orizzontale. Quindi è un soggetto che alla fine si trova al crocevia di tanti flussi, e soprattutto dentro quella posizione lì in cui si trova l'utente, la dimensione cruciale dei social network sta diventando quella della condivisione. Per quello dicevo, ascoltare quello che le persone dicono e condividere, o inserire dei contenuti che possono venire condivisi, perché una delle attività principali che poi gli utenti dei social network svolgono è proprio quella di far girare i contenuti, farli girare, condividere. Lo fanno per raccontare se stessi, le citazioni, le immagini, o lo fanno anche per aver cura degli altri, perché la dimensione della cura non è fuori dai social network, adesso infatti lo vediamo. Condividere qualcosa è anche fatto, diciamo, l'atto del condividere qualcosa è anche fatto perché penso che possa piacere, perché possa essere un dono per i miei amici.
Condividere qualcosa cosa vuol dire? Non so, c'è una ricorrenza particolare, trovo un'immagine con una frase significativa che mi piace, la condivido. La condivido perché penso che possa essere un modo che piace anche ai miei amici di raccontare un evento. Anche se alle volte non si controlla che cosa si sta condividendo, questa è un'altra questione. Però c'è una ricerca interessante che non abbiamo fatto noi, ma che è stata fatta negli Stati Uniti, ma comunque il risultato è, secondo me, interessante perché fa vedere una risorsa che esiste all'interno di questi social network, che si ha coniato questa espressione sharing is caring, che vuol dire condividere e prendersi cura, sostanzialmente, ed è andata a chiedere ma perché voi all'interno dei social network condividete contenuti, questo giovani e non giovani, giovani e adulti. E la risposta è stata: condividiamo contenuti perché così ci prendiamo cura di noi stessi, perché, come dire, arricchiamo la nostra rappresentazione di noi stessi. Se trovo una citazione di un autore letterario noto e quindi che scrive in un modo a cui io non arriverò mai, ma che esprime invece un mio sentimento, un qualche cosa che voglio dire, beh, mi prendo cura di me stessa anche condividendo questa frase, no? Che io non sarei in grado di persona di scrivere. Poi lo faccio per curarmi degli amici, proprio perché c'è questa idea di nutrire le relazioni, che non è soltanto ti guarda, ti giro che hanno aperto questo negozio, oppure guarda che è uscita l'ultima versione del telefono che ti interessava. C'è anche questa dimensione del curarsi degli amici nutrendo la relazione attraverso dei contenuti che sono molto spesso anche visivi, che però possono essere piacevoli o utili. Poi curarsi della propria reputazione, ma c'è anche una dimensione del curarsi del mondo, cioè ci sono alcune cause, no? Alcuni temi a cui ciascuno è particolarmente affezionato: la fame nel mondo, il disagio sociale, ciascuno ha delle sue dei temi, delle cause a cui è particolarmente affezionato. Allora, condividere contenuti relativi a queste a questi temi è un altro modo di raccontare a se stessi e di informare e nutrire gli altri. Nutrire in senso ovviamente simbolico e non fisico. Allora, questo è un meccanismo in cui si può entrare portando dei contenuti che non siano esclusivamente informativi o che non siano esclusivamente quelli del chiacchiericcio che comunque sui social network c'è, no? Ma le leve sono queste perché già esistono, perché già le persone fanno queste cose. Allora, per arrivare all'ultimo passaggio, è evidente che allora per chi li utilizza i social network sono una specie di svincolo, una specie di crocevia o un hub, se vogliamo usare la parola inglese che si utilizza. Sono una specie di svincolo, una specie di è come se uno si mettesse appunto al centro di questo grandissimo incrocio autostradale e vedesse passare informazioni, contenuti che arrivano dagli amici, chiacchiere, venisse intercettato magari per una chiacchiera più personale all'interno di una chat. Quindi passa, soprattutto per i giovani, passa tutto attraverso questo hub, ma non è detto che poi si fermi lì, cioè da lì poi magari vanno a vedere anche altrove, però ha effettivamente questa dimensione dello svincolo. Allora, siccome le fonti sono tante, siccome le persone che parlano dentro questo, o le macchine che passano dentro questo svincolo sono tante, un'altra questione cruciale che si pone è quella della credibilità, cioè come facciamo? Ci siamo detti che ci sono delle leve, no? che possono essere utili per essere presenti con una presenza che sia in qualche modo una presenza che nutre le relazioni, no? La questione è come facciamo per essere presenti come interlocutori credibili. Allora, in realtà
per capire come si costruisce la credibilità all'interno di questi spazi bisogna tornare a questa dimensione della condivisione, del passaparola, che alla fine è una logica fondamentale all'interno dei social network. E le informazioni e i contenuti circolano attraverso una logica che è molto simile a quella del passaparola. Non, nel senso che io sì, scrivo dei contenuti, vedo quello che i miei amici scrivono, ma per buona parte di quello che vedo all'interno di un social network è qualcosa che qualcun altro ha messo in circolazione, ha fatto girare, ha condiviso. Allora, di perché mi fido? No, cosa mi sembra credibile? Mi fido perché mi fido delle persone. Mi fido di quello che vedo sui social network perché me l'ha detto l'amico di un mio amico. Questo di nuovo è una risorsa e un rischio. È una risorsa perché se io sono un amico credibile allora mi fido di quello che tu mi dici. È un rischio perché questo è esattamente il meccanismo per cui circolano le bufale, le informazioni false sui social network. Perché io non è che le persone che sono sui social network sono così tonte da non accorgersi che una notizia è falsa, ma perché questo me l'ha detto un mio amico. Allora, prima ho il vincolo della fiducia che ho nel mio amico e poi la dimensione razionale di dire ma andiamo a vedere un po' che cos'è questa notizia, se è vero, se è falsa. Il fatto è che poi è molto difficile risalire a chi per primo l'ha messa in circolazione, quindi arrivare alla fonte è difficile, quindi alla fine ci si fida degli amici. Oppure ci si fida per quantità, perché tante persone stanno facendo girare questa informazione e quindi mi fido già del giudizio di tanti, che molto spesso non c'è. Però al di là dell'aspetto critico, perché a loro volta l'hanno fatta girare perché gliel'ha detto un amico e così si costruisce, diciamo, anche la fiducia in qualcosa che non ha fondamento. Ma al di là dell'aspetto critico c'è l'aspetto risorsa, come sempre. Allora, chi dice qualcosa è un elemento cruciale di costruzione di affidabilità e di fiducia. Chi dice e quanti lo dicono? Perché anche all'interno degli spazi social alla fine la fiducia funziona così, funziona sul principio di carità linguistica, di benevolenza interpretativa, per cui se noi comunichiamo con qualcuno partiamo comunque da questi presupposti, che possano ascoltarmi, che abbiano qualcosa di significativo da dirmi, che credano alla verità di quello che dico e che credano alla verità della mia faccia o comunque di quello che gli dico di me. Allora, anche all'interno degli spazi social queste dinamiche ci sono, no? Si comunica comunque confidando che gli altri possano ascoltare, che si ascolta e si legge confidando che gli altri abbiano qualcosa da dire, che credano alla verità di quello che dico e che credano a quello che dico di me. Questo vale per la comunicazione interpersonale, vale anche all'interno degli spazi social. Quindi che cosa è importante? È importante sempre di più la credibilità di chi parla. Quindi quella è una cosa da costruire, non basta entrare ed esserci. È chiaro che noi abbiamo una credibilità che ci portiamo da fuori e quella lì vale, cioè la credibilità di chi siamo fuori dalla rete, comunque vale anche dentro la rete. Però poi ci vuole una credibilità anche costruita lì, no? Come qualcuno che dice cose che vale la pena ascoltare, credere, eccetera. In chi ha questa credibilità? Allora, ci sono tre tipi di credibilità che funzionano tranquillamente anche all'interno degli spazi social. Perché uno è esperto, perché uno sa qualcosa che gli altri non sanno. O sa di più, ma è esperto, non bisogna essere un Nobel, eh? Basta essere più attenti ad alcuni temi rispetto agli altri e si diventa all'interno di una rete sociale un esperto. Perché non tutti hanno il tempo di informarsi su tutto. Allora, se io sono qualcuno che su un certo tema tengo sempre gli occhi aperti, allora così sì posso diventare un esperto di cui gli altri si fidano.
Seconda è la dimensione di fiducia più normativa, che si basa sulla logica della stima, del rispetto. Adesso vi ho messo due esempi, l'eroe e il santo, che sono un pochino, diciamo, guardano un pochino alto, ma è tanto per spiegare che fiducia è. Perché incarno dei valori che sono desiderabili, o anche soltanto perché incarno dei valori con cui sono coerente. Questo perché lo dico? Perché questo vale per quello che uno fa fuori dai social network, ma perché vale anche dentro i social network. Allora, quello a cui stiamo arrivando è dire: se io voglio essere presente in modo significativo, cioè in modo che nutra le relazioni, per usare questa espressione, dentro un social network, non c'è bisogno che io diventi un tipico utente dei social network. C'è bisogno che io capisca come funziona questa comunicazione, ma mi viene riconosciuta molta più fiducia se sono coerente con quello che sono, che non se cerco di diventare un tipico utente dei social network. Perché intanto il tipico utente dei social network non c'è, ma per dire che non è necessario abdicare a delle caratteristiche proprie, o pensare che allora sì, devo inserirmi nella chiacchiera più superficiale, oppure se tutti parlano di questo tema allora io devo andare dietro un po' all'onda, se no poi non mi ascoltano, se no poi non mi credono. Sui social network non funziona così. Funziona se io riesco a costruirmi una credibilità che è anche coerenza nella mia condotta. Allora, mi interessa comunicare certi temi, va bene, non c'è bisogno che io parli di tutto, c'è bisogno che io nutra le relazioni, sappia come inserirli dentro i dialoghi, sappia come costruire, come rappresentarmi come competente, ma è anche importante che io sia coerente con me stesso. Questo vale anche tanto per il linguaggio. Dopo io non voglio entrare in temi che sono più di utilizzo, diciamo, operativo dei social network, però non c'è bisogno che io comunichi sulle iniziative che voglio fare, cioè con il linguaggio che vedo usare all'interno dei social network. Certo, non è che me ne devo distaccare in un modo, cioè se è un linguaggio colloquiale, è un linguaggio colloquiale anche il mio, ma non è utile abbassare il tono se io ho un ruolo che non prevede che io abbassi il tono della conversazione. Perché siamo andati avanti. Quindi essere coerenti nella condotta vuol dire questo, non vuol dire essere degli eroi, ma era per fare un esempio. E poi è certo che c'è la credibilità affettiva, ma l'affettività e la dimensione amicale è qualcosa che si costruisce nel tempo. Quindi la cosa che, appunto, a cui stiamo arrivando è che anche all'interno dei social network la credibilità è legata non soltanto al ruolo che una persona ricopre, ma anche a quanto è credibile nel suo ruolo. Stiamo parlando di dentro i social network, quello è quello che dicevo prima. Non è necessario abbassare i toni. Se io sono un educatore e ho a che fare con dei ragazzi e sui social network mi metto a parlare esattamente con lo stesso tono che usano i ragazzi, e credo che molti di voi abbiano a che fare con gli adolescenti, e alle volte hanno dei toni effettivamente un po' sopra le righe, o hanno dei toni che uno non può acquisire senza perdere nel proprio ruolo, ma non è necessario, anche se sia in uno spazio social, perché la credibilità si costruisce in un altro modo. Va bene, questo possiamo, ho abbastanza portato via tempo, più del necessario, quindi la credibilità è legata negli spazi social al mantenimento e non al nascondimento del proprio ruolo, e vuol dire passare dall'essere presenti, diciamo prima, dall'avere un profilo, a entrare nelle relazioni. Un'ultimissima cosa da dire, allora, i social network sono tanti e non funzionano tutti allo stesso modo. Noi abbiamo parlato di Facebook perché Facebook oggi è il vero e proprio luogo abitato, ma Facebook è un club, cioè funziona logicamente, per dire dove stiamo
che cos'è questo spazio in cui abbiamo detto tanti modi e tante forme di comunicazione. Facebook funziona logicamente come un club. Un club vuol dire un posto dove si ritrovano delle persone che, anche se non si conoscono tutte benissimo fra di loro, però appartengono a una rete e si ritrovano ciclicamente per stare insieme. Questa è la logica del club. Quindi le logiche che funzionano dentro Facebook sono le logiche dell'aggregazione, dell'adesione, della co-costruzione del valore, proprio perché sono persone che appartengono a una rete, a un club, quindi sentono di dovere poter dire delle cose. Che è completamente diverso, per esempio, da come funziona Twitter, che è piuttosto uno di quei party dove la gente si aggira, che dice due cose con una persona, poi due con un'altra, poi incontra qualcuno che non conosce, e si incontrano tutti occasionalmente, quella volta lì, e non si sa se si rivedranno. Questo è invece più la logica che funziona con Twitter. E poi certo ci sono i contenuti che circolano su Facebook, ci sono i nuovi social network come Pinterest, ma su cui che è una bacheca di immagini, su cui però adesso non ci soffermiamo. Quindi cosa serve dentro Facebook? Serve che ci siano degli spazi e delle opportunità di aggregazione, perché è questo che le persone cercano, dei luoghi dove aggregarsi o degli elementi che gli consentano di aggregarsi. Vuol dire che io devo entrare dentro le conversazioni, ma offrire dei luoghi o offrirmi come interlocutore, come luogo attorno a cui possano aggregarsi. Mentre su Twitter, per esempio, è molto più importante aggiungere contenuti alla conversazione, offrire contenuti da condividere su YouTube piuttosto che Pinterest. Però Facebook è molto molto appunto un club. È uno di quei club che vediamo nei film inglesi dove le persone si ritrovano a bere il tè. Non sempre ci si scambiano conversazioni solo superficiali in questi club quando ci si ritrova a bere il tè. In realtà sono anche luoghi dove le persone poi parlano di tanti temi. Però chiave l'aggregazione, hanno come chiave il fatto di poter esserci dei luoghi e dei temi attorno a cui aggregarsi e su cui tornare.